senza diritti, senza retribuzione non ci può essere neanche qualità, questo non lo può pretendere nessuno. La crisi del giornalismo in Italia oggi è una crisi essenzialmente di business, cioè non di domanda di giornalismo ma di business, ossia della capacità dell'industria editoriale di avere ricavi. Se questo paese ritiene che la libertà di informazione e il pluralismo siano dei valori, deve spendere, deve investire e di più, perché l'Italia nell'Unione Europea è il paese che investe la minore percentuale di PIL a favore del pluralismo. Un canale importantissimo sono le scuole, quindi andando a spiegare ai ragazzi che cos'è la disinformazione, come funziona, ma anche ascoltare quello che loro pensano, perché pensano cose che spesso sono più avanzate di quelle che possiamo raccontare noi. Io credo che la libertà di informazione ci permette di crescere, e di capire quello con maggiore attenzione e profondità quello che sta accadendo. Noi ci rendiamo conto come l'informazione a volte non è oggettiva, come a volte è violenta e soprattutto come altre volte è manipolatrice della verità. E allora abbiamo pensato a Francesco, che era un uomo fatto comunicazione. Abbiamo ideato la carta di Assisi, appunto, un decalogo sul giornalismo. Abbiamo attinto alcuni spunti condivisi con l'Ordine dei giornalisti, condivisi con fedi diverse, condivisi con culture diverse, e da qui un grande e importante decalogo. Ebrei, cristiani, musulmani, induisti, buddisti hanno voluto sottoscrivere questo manifesto. Dare solo delle verità inossidabili non ha mai funzionato. Io credo che l'unica possibilità è avere una grande umiltà, avere il senso anche della provvisorietà delle verità, perché l'abbiamo visto bene nella pandemia, neppure la scienza aveva fin dall'inizio delle certezze, anzi le certezze sono costruite nel tempo, e quindi avere il senso della complessità delle cose e l'umiltà di volerla restituire in maniera onesta, anche dando conto delle incertezze, delle problematicità. C'è una bellissima espressione di Papa Francesco che dice così ai giornalisti, ricalcando quasi l'immagine di San Francesco: bisogna consumare le suole delle scarpe, andare dove sta il fatto, quello che è avvenuto, non per sentito dire. E io credo che questo sia estremamente importante, perché toccare con mano quello che sta accadendo significa davvero comprenderlo anche col cuore.